tutti. Ringrazio anche io da parte mia la Scuola Patrimonio, la Direzione Generale Educazione e Ricerca ed Elena Pelosi per questo graditissimo invito. Io non ho, diciamo, riportato nelle slide diciamo, tutto il modello che è stato redatto per la ricognizione inventariale. Davo un po' per scontata, diciamo così, per così dire, la conoscenza, diciamo. La conoscenza è anche un po' l'operatività, per cui diciamo, ho sintetizzato molto gli indici e cercherò, insomma, di affrontare alcuni punti. Intanto, come è nato questo vademecum? Il vademecum per la ricognizione inventariale è stato prodotto dal laboratorio Musei in Corso, tenutosi dal 30 marzo al 1 aprile 2022 presso la Regia di Caserta. È stato curato, doveroso dirlo, da Marco Rossani del Museo Egizio di Torino, dall'architetto Tiziana Maffei, direttrice della Regia, che ci ha ospitati come principi, insomma, in quei tre giorni fantastici in questa location, devo dire, particolarmente esclusiva, in collaborazione con Alice Leger, una giovane molto in gamba dal mio punto di vista, che si era presa veramente a cuore l'analisi e lo studio capillare dei molteplici e complicatissimi registri inventariali della Regia di Caserta, della Regia di Caserta, appunto. Il gruppo di lavoro riuniva strategicamente colleghi provenienti da musei con collezioni molto differenziate tra loro. Questo ha fatto sì che si mettessero in campo esperienze multiformi da cui far scaturire un vademecum che avesse un'applicabilità il più estesa possibile. Speriamo, insomma, in qualche modo di esserci riusciti. Marco Rossani, coordinatore esperto, ha messo in valore l'esperienza dei partecipanti al laboratorio e ha guidato il gruppo alla stesura di questo strumento che non intende istruire, ma aiutare ad organizzare. Cioè, è chiaro che si rivolge a detti ai lavori, quindi nessuno ha necessità, come dire, di essere istruito, cioè cosa sia la ricognizione, qualcosa che non solo si sa, ma è qualcosa che molti di noi si saranno trovati a fare anche più volte, diciamo, nella loro attività museale. Però, diciamo, ha avuto un po' l'ambizione di aiutare ad organizzare, cioè a mettere in ordine tutti i passaggi di un processo particolarmente complesso e delicato. Complesso chiaramente per la vastità di operazioni che occorre mettere in campo, e per le molteplici competenze che si integrano tra loro e per le differenti, diciamo, professionalità che entrano nel merito. È delicato perché chiaramente va ad indagare la reale esistenza dei beni, la loro collocazione, lo stato di conservazione, la corrispondenza nei registri inventariali, tutte cose che sembrano molto scontate. In realtà, quando un museo è complesso e ha una storia articolata e complessa, questi riscontri, insomma, non è detto che siano semplici come un po' sappiamo. Allora, dicevo, proprio una struttura essenziale del PowerPoint, quindi è diviso in 5 capitoli, dalla definizione, diciamo, di cos'è, diciamo, la ricognizione inventariale fino alla bibliografia. La bibliografia nazionale e internazionale è suddivisa a sua volta in aree tematiche. È stata messa a punto dai curatori del laboratorio, non da noi che abbiamo, diciamo, partecipato, ma dai curatori, e racchiude una quantità piuttosto significativa di titoli, con l'idea di ampliare ancora una volta il più possibile il confronto con realtà diverse, nazionali, con realtà istituzionali diverse, nazionali e straniere. Domande essenziali, parte proprio con domande essenziali, a cui dà delle risposte molto sintetiche, proprio diciamo. Si rende subito conto di come questo vademecum sia uno strumento, diciamo, agile di lavoro, che parla in modo semplice e in modo anche sintetico. Alla fine sono veramente poche pagine che lo strutturano. E, affronto, diciamo, la tematica del quando. Allora, chiaramente il vademecum non può stabilire una tempistica, una scadenza, essendo questa, cioè, ogni quanto tempo fare la ricognizione inventariale, che è un'attività chiaramente che si ripete ciclicamente, però i tempi chiaramente sono correlati direttamente alla tipologia della collezione, alla tipologia del museo, ai suoi fini istituzionali, alla sua vita,
Ad esempio, tanto per fare diciamo, un esempio che stiamo vivendo ora in Pinacoteca, cioè la Pinacoteca di Bologna con i fondi del PNRR sistemerà, diciamo, adeguerà i depositi di Palazzo Pepo di Campogrande. È chiaro che questa tipologia di intervento richiederà una ricognizione di tutto il patrimonio, che è anche molto vasto, contenuto all'interno di questi depositi, che poi andranno chiaramente tutti rifunzionalizzati, quindi ci sarà questa duplice, diciamo, attività, ricognizione inventariale e poi una rifunzionalizzazione all'interno, un'organizzazione, una nuova organizzazione all'interno di questi depositi nuovi e rifunzionalizzati. Oppure, non so, si parla anche di manutenzione programmata, no? Questo è il periodo in cui il Ministero ci ha chiesto la manutenzione programmata. Chiaramente anche questa potrà essere per alcuni musei un'occasione proprio di ricognizione immateriale, quantomeno del patrimonio che sarà interessato poi a questa appunto attività di conservazione e di prevenzione. Ma la programmazione, diciamo, è prevista anche per la ricognizione inventariale, come si diceva. Una programmazione ciclica, diciamo, ma anche intesa, diciamo, a circoscrivere la mole di lavoro, cioè si potrà procedere con diverse campagne di ricognizione divise per tipologia di beni o per lotti, ad esempio collezioni specifiche, luoghi di conservazione. Insomma, un esempio, diciamo, che stiamo vivendo da un po' di anni ormai è la riforma del Ministero, cioè la riforma del Ministero e i suoi successivi processi evolutivi hanno in molti casi riunito sotto un medesimo cappello istituzionale realtà museali anche molto diverse tra loro e collezioni anche molto diverse tra loro. Inevitabilmente si creano dei contesti complessi per cui i processi di ricognizione non possono e non potranno che essere differenziati e commisurati di volta in volta alle caratteristiche, alle esigenze, alle prospettive di ogni singolo contenitore. Allora, ricognizione uguale conoscenza approfondita della collezione, è un'equazione chiaramente assolutamente ovvia, cioè la ricognizione costringe allo studio delle fonti documentarie, dei registri inventariali, tutto ciò è basilare per poter svolgere l'operazione tecnico-scientifica, come è stata definita la ricognizione. Tecnica perché chiaramente presuppone proprio un lavoro materiale, ma anche scientifica perché presuppone questo studio veramente molto circostanziato di tutta la realtà, diciamo, documentale, insomma, i registri, le fonti, eventualmente anche il modello 15, pur con i limiti che conosciamo legati al modello 15. Quindi, per rispondere alla domanda della seconda slide, chi, è chiaro che il coordinamento di una ricognizione inventariale deve essere tenuto dal responsabile delle collezioni o da qualcuno che conosce molto bene le collezioni, che sappia gestire le criticità che da una ricognizione inventariale emergono sempre e che sappia gestire anche le varie professionalità che entrano in campo, come ad esempio quella dell'informatico, no? Punto 3, digitalizzazione delle fonti. È chiaro che è assolutamente impensabile girare per la galleria, per i depositi con chili di registri cartacei. Immagino che poi oramai tutti i musei si siano chiaramente dotati di database, quindi con una capacità di interoperabilità, insomma, agile, eccetera. Noi in Pinacoteca abbiamo da molti anni il riversamento nella piattaforma Access e adesso stiamo lavorando appunto per avere un nuovo strumento informatico che ci consenta la gestione di un numero maggiore di informazioni e che magari ci aiuti anche a seguire alcune procedure un po' complesse come quella legata ai prestiti, ma credo che forse anche una stessa ricognizione inventariale potrebbe, diciamo, essere anche adeguatamente gestita, supportata, aiutata, sostenuta da questi nuovi appunto strumenti che alcune ditte, insomma, stanno mettendo in campo e che speriamo, insomma, di riuscire anche ad adattare il più possibile alle esigenze chiaramente del nostro museo. Quindi digitalizzazione delle fonti, inevitabilmente, insomma, quindi l'impiego ad esempio dell'informatico è fondamentale, ma le fasi operative, queste
aprono veramente il ventaglio delle diverse professionalità che entrano in campo. Cioè è chiaro che la scelta delle tecniche di marcatura, l'applicazione della marcatura, cioè che è proprio il momento in cui noi andiamo ad apporre un numero di inventario perché manca, perché abbiamo cambiato l'etichettatura, eccetera. Cioè è chiaro che queste operazioni presuppongono il coinvolgimento del restauratore, cioè nessuno penserebbe mai di mettersi lì a usare chiodi, viti e quant'altro, persino banale. È chiaro che la marcatura sappiamo che deve essere immediatamente visibile ma anche discreta, quindi questa è qualcosa, diciamo, che ci fa entrare in una situazione per cui, insomma, che ci fa capire quanto per alcune tipologie di oggetti la scelta non sia per niente facile. Allo stesso modo il riscontro fisico del bene e il riscontro anche del numero di inventario presuppone quasi sempre, diciamo, una movimentazione, quindi è chiaro che le altre professionalità che devono entrare in campo sono gli addetti alla movimentazione delle opere, e sappiamo che oramai i musei sono sempre più sguarniti di questi tecnici con questa abilità, per cui spesso, insomma, si fa anche ricorso, diciamo, a personale esterno. Ecco, la gestione delle criticità, cioè è chiaro che il laboratorio ha messo in campo le esperienze dei partecipanti fondamentalmente, ne abbiamo elencate tante di criticità, anche delle possibili, diciamo, ipotesi risolutive. È chiaro che se si costruisce un altro gruppo magari ne escono delle altre con altre, diciamo, ipotesi risolutive, insomma. E chiaramente, insomma, anche la gestione delle criticità, da tutto questo, diciamo, emerge che quelle, insomma, che sono state riportate in elenco, da questo emerge che la corretta valutazione delle criticità presuppone in modo imprescindibile la conoscenza del bene, ma anche della sua storia e del suo contesto. E chiaramente l'interfaccia con il responsabile delle collezioni da parte di chi materialmente sta eseguendo la ricognizione è inevitabile. Le prospettive di questo lavoro ben le conosciamo, noi ci abbiamo, diciamo, abbiamo voluto sottolineare come la pianificazione di queste attività sia sostanzialmente un lavoro senza fine, cioè la ricognizione finisce a un certo punto anche per le nostre singole sopravvivenze, ma la sua pianificazione è qualcosa che deve assolutamente sempre andare avanti in un processo, diciamo, continuo, finalizzato a quella che poi è la principale ambizione di tutti noi che lavoriamo nei musei, quello di arrivare sempre a una migliore tutela e valorizzazione del patrimonio. Grazie.